vieni anche tu, scopri il mondo verde e blu, verde e blu. Cari telespettatori, buongiorno. E allora ci siamo anche oggi, buongiorno, buongiorno dal Vivi Torino e iniziamo subito con questa nuova edizione. Oggi il 12 gennaio e queste sono le notizie. Iniziamo con la prima notizia, Human Body, un successo prorogato fino ad aprile. Che cos'è Human Body? È una mostra molto contrastata, che ha avuto molte critiche, e ossia l'esposizione di cadaveri umani per illustrare il funzionamento del corpo umano plastificati. Molte sono state le critiche all'inizio, però tanta è stata l'affluenza dei visitatori. Continuiamo ancora con le notizie, 7 scuole pericolose, ma non ci sono i soldi. Sì, ancora il problema delle scuole pericolose, sono state fatte diverse perlustrazioni all'interno di queste scuole, sono state trovate delle crepe sui muri, delle infiltrazioni, ma non ci sono i soldi per rimetterle a posto. Tutto questo deriva soprattutto dalle problematiche, molte di queste scuole sono in possesso della curia, della chiesa. La chiesa purtroppo non investe, non solo non investe, ma non permette neanche ai privati di entrare in queste strutture affinché possano gestirle gratuitamente a patto di ristrutturarle. La chiesa preferisce farle rimanere chiuse, cioè chiuse queste strutture, pur di non darle gratuitamente, perché vorrebbe guadagnarci. Ne abbiamo un esempio dalla parrocchia San Giorgio. Parrocchia San Giorgio, il grande stabile che si trova in via Steffenone 25, pur di non darlo gratuitamente, lo tiene chiuso e quell'immobile si sta degradando giorno dopo giorno. È scandaloso, più che scandaloso, vergognoso. Continuiamo ancora con le notizie. Goodbye Heart, e infatti che cosa significa Goodbye Heart? Per il rientro della Taurinense. Infatti entro il mese di marzo 1200 alpini rientreranno a casa dalla missione. E un'altra notizia purtroppo triste, chiude la tipografia Don Bosco, la tipografia storica di Torino, fondata appunto da Don Bosco, chiude perché non è pronta a fare il passaggio per il digitale ormai, e le tipografie, soprattutto i libri, con l'avvento di iBook è diventato tutto quanto digitale, quindi ha perso la sua importanza. E per le notizie è tutto. Ah, un'altra notizia molto curiosa, oggi si fa tanto parlare della deposizione dei simboli dei partiti per quanto riguarda le elezioni che saranno imminentemente, e tra i diversi partiti, grande critica di Grillo, l'urlatore che è iniziato a contestare il simbolo delle 5 Stelle, che hanno presentato un simbolo simile al suo, anche se la legge dice simboli uguali, e i simboli che portano della confusione devono essere eliminati. Quindi, senza fare troppo macelli, Grillo, viene eliminato quel simbolo. Ok, hanno fatto soltanto delle cose, sicuramente sbagliando, per creare casino, comunque verrà eliminato. E mentre viene stato presentato un simbolo strano, Monti per l'Europa. Monti per l'Europa, quindi non sono tutti soltanto contro Grillo, ma anche contro Monti. Tutti sono contro tutti, sembra, qui in Italia. Monti per l'Europa, chi l'ha presentato? Il signor Monti di Frabosa Soprana. Quindi di Frabosa Soprana, proprio da quel vicino, è arrivato questo dissidente per creare confusione. Sembra sia un attivista politicante che ha sempre agito nel comune di Frabosa. Noi frequentiamo spesso Frabosa, non l'abbiamo mai visto, però si dice così. E adesso invece passiamo subito ai consigli per la serata. Dove andiamo questa sera e che cosa facciamo? A tra poco. Per quanto riguarda i consigli della serata, noi invece vi consigliamo la Divina Commedia. Divina Commedia, questa sera soundtrack cover delle colonne sonore cinematografiche. Dalle 22 la Divina Commedia si trova in via San Donato 47. Mentre invece vi consigliamo di non andare a vedere il musical del Mago di Oz, perché è assolutamente scandaloso che un musical possa costare dai 20 ai 35 euro. È vergognoso, dovreste abbassare i prezzi.
potesse almeno dare un consiglio a Persani, ma ciao, a domani. E se vieni anche tu, scopri il mondo verde e blu.